Continuiamo le nostre lezioni sullo studio della potenza istantanea in regime sinusoidale. La potenza istantanea, ricordiamoci, l'abbiamo definita con la sua espressione generale come il prodotto della tensione istantanea per la corrente istantanea in un nostro circuito. In particolare abbiamo preso in considerazione un bipolo passivo che appunto assorbe la corrente istantanea IT quando ai suoi capi è presente la tensione V di T. Entrambe, ovviamente, queste grandezze sono sinusoidali e isofrequenziali. Il bipolo passivo che stiamo considerando deve essere di tipo lineare per essere in regime sinusoidale. Per definire i vari aspetti energetici abbiamo definito la corrente elettrica I di T e l'abbiamo pensata come ottenuta dalla sovrapposizione di due correnti, la IA di T e la IR di T, dove la IA di T è la componente della corrente in fase con la tensione V di T e la IR di T è la componente della corrente in quadratura sulla tensione. Se a questo punto noi andiamo a sostituire l'espressione che abbiamo dato della corrente come somma dei due componenti, la potenza istantanea risulta definita dal prodotto di V di T per la somma di IA di T più IR di T. Questo, sviluppando il prodotto, abbiamo che la potenza istantanea risulta essere data dalla somma di due componenti essendo ottenute dai moltiplicando la tensione V di T per la corrente in fase con la tensione stessa e l'altra componente, la PR di T, ottenuta moltiplicando la tensione per la componente della corrente in quadratura sulla tensione stessa. Nelle lezioni precedenti abbiamo già studiato e definito il termine PA di T, che viene chiamata la potenza istantanea attiva. Quello che adesso vediamo in questa lezione è invece lo sviluppo del secondo termine, la PR di T, che vedremo prenderà il nome di potenza reattiva istantanea. Quindi ricordiamo adesso le espressioni che abbiamo fatto in precedenza e le scelte fatte appunto per la tensione e la corrente. La V di T l'abbiamo considerata essere uguale a Vm per il coseno di omega t, coseno perché in questo modo la fase della tensione risulta essere uguale a 90 gradi sessagesimali o pi greco mezzi radianti, che ci consente una più agevole dimostrazione nell'utilizzo delle grandezze trigonometriche. Per quanto riguarda la corrente, abbiamo che la componente della corrente in quadratura, la IR di T, risulta avere modulo pari a Im seno di φ, dove φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione Vt e la corrente It, per il seno di omega t. Dalla componente sinusoidale della corrente reattiva si vede che è in quadratura rispetto alla tensione, che invece è espressa con il coseno, che è uguale anche al seno di omega t più pi greco mezzi, quindi la tensione V di t è in anticipo di pi greco mezzi, con queste scelte di fase fatte rispetto alla corrente reattiva. Se adesso quindi sostituiamo
nell'espressione di PRDT i termini che abbiamo considerato, avremo quindi ripartiamo dall'espressione generale, PRDT e VT per la corrente in quadratura IRDT, quindi andando a sostituire i termini che abbiamo qui definito, quindi andiamo a sostituire qua e qua i termini definiti in precedenza, abbiamo che questa sarà uguale a sviluppiamo ancora l'espressione, raccogliamo i termini costanti, i coefficienti, che sono Vm, Im e seno di φ, e rimangono i due termini sinusoidali, coseno di omega t per seno di omega t. A questo punto utilizziamo una identità trigonometrica che, se noi consideriamo un generico angolo alfa, allora abbiamo che il coseno di alfa per il seno di alfa è uguale a al seno dell'angolo 2 alfa diviso 2. Questa identità trigonometrica la possiamo sfruttare nella nostra espressione qua, dove abbiamo appunto il coseno di alfa, in questo caso sarebbe omega t, per il seno di alfa ancora omega t, quindi andando a sostituire l'identità trigonometrica nella nostra espressione, abbiamo che questa è uguale a il 2 al denominatore lo portiamo davanti insieme a Vm Im diviso 2, risulta ancora per il seno di φ e adesso per il seno di 2 omega t. E questa è la nostra PR di t, che come abbiamo detto la chiamiamo la potenza reattiva istantanea. Analizziamo adesso l'espressione della potenza reattiva istantanea per comprenderne la natura. Intanto osserviamone l'espressione. Abbiamo un coefficiente costante, che è questo termine qua, Vm Im diviso 2 per il seno di φ. Vi ricordo che φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente I di t. Ricordando adesso le definizioni di valori efficaci, abbiamo che Vm per Im diviso 2 lo posso pensare come Vm diviso radice di 2 per Im diviso radice di 2. Vm diviso i valori massimi diviso radice di 2 rappresentano i valori efficaci, quindi intanto la potenza reattiva istantanea la posso definire utilizzando i valori efficaci della tensione e della corrente come V per I seno di φ, e questo è il modulo, l'ampiezza della potenza reattiva istantanea, che ha andamento sinusoidale con pulsazione doppia 2 omega t rispetto alle pulsazioni di tensione e di corrente che la determinano. Quindi si vede che questo andamento è un andamento sinusoidale a valore medio nullo, quindi diamo una rappresentazione grafica di questo andamento. Prendiamoci un po' di spazio.
manteniamo le espressioni di interesse. Adesso utilizziamo degli assi per la rappresentazione nel tempo della potenza reattiva istantanea. Iniziamo a rappresentare nel tempo l'andamento della tensione. Avete un andamento sinusoidale, raggiunge il massimo nell'origine, questo perché abbiamo scelto fase per la tensione uguale a 90 gradi o pi greco mezzi radianti, quindi l'espressione con il coseno di omega t. La generica corrente l'abbiamo immaginata in ritardo rispetto alla tensione, di un generico angolo phi di sfasamento. Supponiamo che sia questo l'andamento. Vi ricordo che quando rappresentiamo in un diagramma del tempo due grandezze non omogenee, come una tensione, quindi che ha unità di misura volte, e una corrente che ha unità di misura ampere, le scale che io posso utilizzare per rappresentare le due grandezze sono ovviamente indipendenti, quindi queste ampiezze della tensione e della corrente possono essere rappresentate nelle scale più consone per ottenere una rappresentazione grafica efficace e ben visibile. Una volta disegnate le due grandezze sinusoidali, quindi la tensione e la corrente, la componente della corrente chiamata corrente reattiva, quindi quella in quadratura rispetto a questa tensione, intanto che ci siamo, osserviamo e cerchiamo di individuare nel grafico, di ritrovare nel grafico il fatto che la corrente sia in quadratura. Vedete che dove la tensione raggiunge il massimo, che è nell'origine, la corrente nello stesso istante raggiunge il minimo, cioè non il minimo, il passaggio per lo zero, e quindi questo è appunto indicativo del fatto che lo sfasamento fra la tensione V di T e la corrente in quadratura IR di T è appunto di 90 gradi o pi greco mezzi radianti, proseguendo dove la I raggiunge il massimo. In quello stesso istante vedete che la tensione invece passa per lo zero. Allora, cerchiamo di descrivere graficamente l'andamento della potenza reattiva istantanea. Quindi abbiamo detto che è una grandezza sinusoidale, vedete, a pulsazione doppia rispetto a quella delle tensioni e delle correnti che la determinano, quindi avrà frequenza doppia, quindi nel tempo corrispondente al periodo di una di queste grandezze sinusoidali, periodo che ovviamente è uguale per entrambe, dove la grandezza compie un ciclo, per definizione di periodo, la potenza compirà invece due cicli, avendo appunto una pulsazione doppia e quindi una frequenza doppia. Questo andamento, abbiamo detto che è sinusoidale a valore medio nullo, come tutti gli andamenti sinusoidali, vuol dire che è centrata intorno allo zero e quindi a simmetria rispetto all'asse del tempo. Quindi se andiamo a disegnarla otteniamo un andamento di questo tipo. Vediamone graficamente le caratteristiche, cerchiamo appunto di capirne la correttezza di questo grafico. Intanto vedete che la potenza reattiva passa per lo zero dove o la tensione o la corrente passano per lo zero, e quindi passa per lo zero nell'origine dove è nulla la corrente reattiva. Poi passa di nuovo per lo zero in questo punto dove è la tensione zero e dove contemporaneamente la corrente reattiva ha raggiunto il massimo. Ripassa per lo zero, vedete, in questo punto qua dove è la corrente di nuovo che passa per lo zero, e così via. Vedete che nell'intervallo corrispondente a un periodo per la grandezza
sinusoidali, corrente, tensione, prendiamo il riferimento della corrente per cercarne il periodo, quindi abbiamo, partendo dall'origine, il passaggio per lo zero, il periodo della corrente arriva fino a questo punto, quindi questo sarebbe il periodo delle grandezze sinusoidali, tensione e corrente. Se contemporaneamente cerchiamo il periodo della potenza reattiva, si vede che questo, che è questo qua, è esattamente la metà, il periodo, essendo la frequenza della potenza reattiva doppia, e quindi questo è l'altro mezzo periodo della tensione della corrente, che contiene un intero periodo della potenza. A questo punto possiamo tirare le somme sulle potenze che abbiamo definito e sulle conclusioni e sugli andamenti ai quali siamo pervenuti. Facciamolo sia analiticamente che graficamente. Quindi, dicevo, vediamo le conclusioni, un riassunto del percorso che abbiamo fatto sullo studio della potenza istantanea. Riprendiamo i nostri assi e riscriviamo rapidamente le espressioni che abbiamo definito. Intanto la prima, abbiamo definito la potenza istantanea come somma di due componenti, la potenza attiva istantanea e la potenza reattiva istantanea, definite come sopra. Poi, in particolare, la potenza attiva istantanea risulta essere pari a questa espressione. Quindi la potenza attiva istantanea abbiamo visto già in precedenza che risulta essere a sua volta composta da due componenti, una parte costante V per I cos phi, vi ricordo V e I rappresentano i valori efficaci della tensione della corrente, e di una componente fluttuante V per I cos phi, sempre come modulo, ma ad andamento cosinusoidale con pulsazione doppia rispetto a quella delle grandezze. Andando a rappresentare questi andamenti, vi ricordo che si otteneva un andamento di questo tipo per la potenza attiva con un valore medio di questa grandezza pari a P, quella che il termine costante P, che rappresenta la potenza attiva. Quindi la potenza attiva istantanea ha questo andamento sinusoidale, ma non a valore medio nullo, perché risulta traslata verso l'alto fino ad avere valore medio pari alla potenza attiva data dal prodotto V per I cos phi. Il fatto che la potenza attiva abbia un valore medio non nullo significa, dal punto di vista energetico, che c'è un flusso continuo di energia tra il generatore, che sarà sicuramente presente nel circuito, che la eroga, verso il bipolo passivo che assorbe questa potenza, e la potenza attiva rappresenta appunto la potenza che viene trasformata da potenza elettrica in un'altra
forma di potenza attraverso un lavoro di tipo elettrico. Quindi la potenza attiva rappresenta appunto la potenza che l'utilizzatore trasforma in un'altra forma energetica, in un'altra forma di energia, e quindi con una trasformazione non reversibile. Ad esempio, se l'utilizzatore è un semplice resistore, questa potenza attiva non è altro che la potenza che viene trasformata da potenza elettrica in calore per effetto Joule. Se l'utilizzatore è una macchina più complessa, come potrebbe rappresentare, che ne so, un motore elettrico, avremo una trasformazione di energia elettrica nella forma di energia meccanica dovuta alla rotazione del motore. Per quanto riguarda la potenza reattiva, l'abbiamo appena espressa, a andamento sinusoidale a valore medio nullo con ampiezza modulo pari a V per I per il seno di Φ, e quindi ha un andamento di questo tipo. Quindi si vede che l'andamento della potenza reattiva è sempre di tipo fluttuante, a valore medio nullo. Questo, dal punto di vista energetico, ci dice che la potenza reattiva istantanea non rappresenta un flusso unidirezionale di potenza, quindi non rappresenta una trasformazione di energia da elettrica ad un'altra forma, ma rappresenta piuttosto uno scambio continuo di energia, dove quando la potenza reattiva istantanea è positiva, il bipolo passivo la sta assorbendo; quando la potenza reattiva istantanea è negativa, quindi nel suo semiperiodo negativo, il bipolo passivo la sta restituendo al circuito. Che cosa sta succedendo in pratica? Vedremo che le componenti reattive della potenza coinvolgono la presenza di induttori e condensatori. Sappiamo che negli induttori, nel loro funzionamento, quando vengono attraversati da corrente, si genera un campo magnetico, quindi in regime sinusoidale l'alternarsi del verso della corrente corrisponde a un alternarsi di carica e di scarica del campo magnetico, e quindi un flusso continuo di energia nei due sensi, positivo durante la crescita del campo magnetico, negativo durante la ricrescita. L'energia viene restituita dal campo magnetico dell'induttore che l'aveva semplicemente immagazzinata. La stessa cosa succede nel condensatore, prendendo in considerazione il campo elettrico che si crea tra le armature del condensatore. Durante le fasi di carica del condensatore l'energia accumulata cresce tra le armature, quindi c'è un flusso in una direzione dell'energia e della potenza reattiva. Durante la scarica del condensatore, quando la tensione dei capi delle armature diminuisce, c'è una restituzione, una diminuzione dell'energia accumulata nel campo elettrico, e questa diminuzione appunto è rappresentata da un flusso negativo di potenza che dal condensatore, quindi dal campo elettrico del condensatore, viene restituita al circuito nel quale il condensatore è inserito. Quindi in definitiva abbiamo che la potenza attiva P rappresenta una trasformazione irreversibile di energia, e quindi rappresenta una potenza utile, ed è questo il motivo per il quale questa potenza ha come unità di misura il
il watt, mentre invece per quanto riguarda la potenza reattiva, la PRDT, questa essendo a valore medio nullo non rappresenta una trasformazione irreversibile, ma uno scambio energetico continuo tra generatore e bipolo passivo, immaginando nella forma più semplice il circuito costituito da un generatore sinusoidale e un bipolo passivo. L'espressione della potenza attiva sappiamo essere P uguale V per I, così. Allo stesso modo in cui viene definita la potenza attiva, noi possiamo anche definire una potenza reattiva di tipo sinusoidale, quindi rappresentata dal modulo del fasore, diciamo, che rappresenta la potenza reattiva. Quindi possiamo definire anche una Q, di solito si utilizza questo simbolo per rappresentarla, definita come V per I per il seno di φ, e questa prende il nome appunto di potenza reattiva. Mentre la P, abbiamo detto, rappresenta la potenza attiva. Se analizziamo i valori che può assumere la potenza attiva e la potenza reattiva, possiamo arrivare a delle conclusioni interessanti. Se noi riprendiamo il nostro dipolo generico passivo e rispettiamo la convenzione dei segni per i bipoli passivi, quindi con tensione e corrente che rispettano il fatto che la corrente abbia verso entrante, dove noi diamo il più alla tensione, allora in questi casi, se il bipolo è effettivamente passivo, avremo che la potenza P sarà sempre maggiore di zero e rappresenta appunto sempre una potenza assorbita dal bipolo, una potenza in watt assorbita dal bipolo e trasformata, abbiamo detto, in un'altra forma di energia. Semplicemente la forma più semplice che possiamo immaginare in questo caso è una trasformazione in calore. Per quanto riguarda invece la potenza reattiva, comparendo nell'espressione il seno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, avremo che può presentarsi il caso in cui la Q può essere maggiore di zero. Quando è che si verifica questo? Questo si verifica quando l'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente è compreso fra 0 e 90 gradi. Quindi con la tensione in anticipo rispetto alla corrente, e in questo caso si parla di potenza reattiva induttiva. Perché vedremo che è associata alla presenza di induttori. Nel caso invece in cui l'angolo φ sia minore di 0, compreso fra 0 e meno 90 gradi, allora il valore della potenza reattiva Q sarà minore di 0. E in questo caso si parla di potenza reattiva capacitiva.